Christel Carrisi ha partorito, come si chiama il nipote di Albano e Romina? Albano e Romina Power sono diventati nonni per la prima volta. Oggi è nato il primo nipotino della coppia d'oro della musica italiana leggera messo al mondo dalla figlia Christel Carrisi. Un annuncio che i fan di Albano e Romina attendevano da diversi giorni, visto che da un po' di tempo si rincorrevano voci del presunto parto avvento di Christel. Che tuttavia non veniva confermato dalla diretta interessata e neppure dai due nonni. È nato il primo nipotino di Albano e Romina Power. Questa sera, invece, è arrivato l'annuncio ufficiale durante la diretta della finalissima di The Voice 2018, a rivelarlo è stato Costantino della Gherardesca che questa sera ha voluto dare l'annuncio in diretta per fare gli auguri al cantante di Cellino San Marco, visibilmente emozionato nel dare questo annuncio al pubblico. E così Christel Carrisi ha realizzato il sogno di papà Albano che da diverso tempo dichiarava nelle sue interviste di voler diventare nonno al più presto. Un sogno che si è avverato oggi pomeriggio e che potrebbe rendere ancora più uniti Albano e Romina Power. I quali ormai da diverso tempo si sono riappacificati e hanno ritrovato la serenità di un tempo che tutti credevano avessero perso. Come si chiama il figlio di Christel Carrisi? Al momento il nome del baby di casa Carrisi è ancora top secret anche se i bene informati rivelano che i due genitori starebbero ancora maturando la decisione finale. Potrebbe chiamarsi come nonno Albano? Chissà. Le novità su Albano. Loredana Leciso e Romina Power. La nascita del primo nipotino non può fare che bene alla coppia, la quale potrebbe anche tornare insieme ufficialmente dato che Albano ha confermato in diverse interviste la fine della sua storia d'amore con Loredana Leciso. Dopo 18 anni i due hanno scelto di intraprendere due strade differenti e in queste settimane non sono mancate le frecciatine al vetriolo che si sono scambiate sui giornali e anche in diretta televisiva. Albano, però, ha ammesso di essere stufo di tutto questo gossip che ruota intorno al suo conto e per questo motivo ha ripetuto che non vuole più parlarne. Intanto Loredana ha rilasciato un'intervista sulle pagine di Chi dove dice che vorrà sempre bene al padre dei suoi figli così come ha fatto Romina Power. L'ex moglie del cantante di Cellino San Marco intervistata da Maurizio Costanzo ha ammesso che tra lei e Albano c'è un legame indissolubile e che sarà per sempre suo marito.